Rosso sangue sui mercati, cripto amico, bentornato. Andiamo subito a vedere. Bitcoin meno 16 negli ultimi 7 giorni, tiri un meno 25. Tutto il mercato è in profondo rosso. Vediamo assolutamente paura estrema sui mercati. Siamo a livello 21. Naturalmente, guardando Bitcoin con la situazione attuale, questo è il grafico weekly. Vediamo che stiamo perdendo un supportone, e anzi, è proprio il supportone weekly, quindi dove ci stiamo dirigendo. In questi livelli che abbiamo visto nelle settimane scorse, che sono supporti un po' più deboli, e probabilmente poi ci potremmo indirizzare verso il supporto mensile. Sarebbe molto, ma molto interessante. E andando nella situazione un po' più approfondita, andiamo a vedere il grafico daily. Vediamo subito che alla rottura di questo livello, mettiamo il pennarello nero che è meglio, mettiamo che alla rottura abbiamo avuto un retest e poi si torna giù. Quindi adesso vediamo la situazione, se continuiamo a scendere, anche perché perdendo il supporto weekly, e vedremo appunto durante questa settimana che cosa succederà, se ci dirigeremo veramente verso i 14.000 dollari che probabilmente abbiamo chiamato da un po' di tempo. Però naturalmente dobbiamo rimanere vigili e osservare bene la situazione, anche perché ci sono altri supportini interessanti che potrebbero reggere e portare un po' di domanda in Bitcoin. Una cosa che voglio osservare è la Bitcoin dominance, che abbiamo visto da un po' di tempo, e si stava muovendo molto, ma molto bene, con minimi e massimi di RSI. Noi in questa situazione abbiamo visto che stava per rompere il minimo e ci stavamo dirigendo forse troppo in basso, invece è stato un fake out. E adesso, dopo aver rotto questa trendline a ribasso, quindi rottura e retest, zoomiamolo perché anche qui è proprio perfetto, mi piace moltissimo vedere queste rotture e retest perfette. Potrebbe essere che andiamo a salire un pochino con la dominance o a stabilizzarci comunque in questo range. Quindi vediamo un po' se Bitcoin vuole performare meglio delle alt oppure no, soprattutto in questo periodo. Tutto probabilmente, se dovessimo perdere veramente questo supporto weekly e scendere al mensile, sarebbero dolori per chi è long o per chi holda. Comunque noi abbiamo short, noi holdiamo e investiamo, quindi accumuliamo questi prezzi ridicoli, che è veramente bellissimo, e quindi accumulare questi prezzi mi fa solo che piacere, non solo per Bitcoin, ma anche per altre altcoin che probabilmente performeranno peggio di Bitcoin, come abbiamo già detto in passato, e di conseguenza la dominance potrebbe reggere un po' di più perché le alt veramente si sbriciolerebbero. Andiamo a vedere Ethereum, che comunque dopo il merge, beh, tutti si aspettavano to the moon, invece no, perché comunque non è che è cambiato chissà cosa, è un evento unico per il mercato cripto e va benissimo. Ethereum diventerà praticamente quasi deflazionistico e non più molto inflazionato come prima, però molti pensano che sia più istituzionalizzato, centralizzato e non più decentralizzato con tutti i vari miner. Comunque abbiamo perso anche qui il supportone weekly. E probabilmente ci dirigeremo verso quello mensile. Infatti, ti ho indicato qui sotto con un bel cerchio, sarebbe meno 12%, neanche troppo. Però sullo spot comunque fa male, si fa sentire. Abbiamo questo supportone mensile e qui sotto un altro supportone. Come abbiamo già visto a giugno, siamo scesi molto, c'è stata veramente tantissima volatilità e adesso c'era stato un po' un respiro, anche perché comunque non si può scendere verticali, veramente, ragazzi. Qui persone e cose, cioè cose folli, perché scendevamo da settimane, settimane di fila. Per esempio, con Ethereum abbiamo avuto 10 settimane di fila negative, ed è tantissimo. Poi era ideale vedere un po' di recupero, di respiro, e adesso probabilmente potremmo tornare giù. Vediamo. Ovviamente c'è questa trendline interessante, potremmo volerla ritestare prima di andare giù, quindi un piccolo respiro ci potrebbe ancora essere. E io voglio vedere una cosa molto interessante, ti ho parlato settimana scorsa di questo, ovvero Cardano. Cardano sta per affrontare il suo aggiornamento più importante, Vasil. Poco fa abbiamo visto quello di Ethereum, il merge. Interessantissimi, aggiornamenti veramente interessanti. E Hoskinson, il founder, ha detto che appunto siamo nella fase finale e ci stiamo avvicinando. Quindi è ideale, a mio parere, andare a vedere un po' anche Cardano, che potrebbe magari performare meglio di tutte le cripto in questo bear market, che potrebbe, chissà, far peggio, vedremo un po'. Io ho individuato ovviamente questo supporto interessante. All'inizio stavo vedendo un po' un range in cui stavamo tradando, quindi un range molto noioso, però andando a vedere un po' le varie trendline ho trovato un supporto che è questo qui. L'ho disegnato di viola così lo vedi meglio, e questo di arancione che potrebbe essere resistenza. Sicuramente interessante, e ti ho segnato anche lì un bel cerchio verde qua. Una rottura di questo supporto o resistenza, sicuramente Cardano potrebbe fare bene, quindi potrebbe essere che in questa fase di rottura e retest poi Cardano voglia
volare magari di nuovo verso il dollaro, comunque a livello molto psicologico, e anche qui comunque supportone molto interessante, potrebbe esserci una bella resistenza, sicuramente anche qui ci potrebbe essere un bel livello. Tanti analisti chiamano addirittura il dollaro con l'aggiornamento Vasil, sicuramente è da osservare al meglio questo, possiamo dire, pennant, questa conformazione, queste resistenze. Io sto osservando Cardano e ti ricordo che se non sai che cos'è l'aggiornamento Vasil, ho fatto un bellissimo video, 13 minuti, vattelo a vedere, è uscito settimana scorsa, te lo lascio nelle schede, veramente molto ma molto interessante. Oggi è lunedì e voglio ricordarti che da questo lunedì ogni settimana uscirà una newsletter completamente gratuita. Al momento puoi vedertela su Discord, metteremo poi i vari link per iscriversi anche tramite mail, che magari alcuni sono molto più comodi, e voglio farti vedere un piccolo dato per quanto riguarda l'analisi on-chain, ovvero nelle ultime settimane una balena di circa 5.000 bitcoin, che assolutamente non sono pochi, con età tra 7 e 10 anni, quindi accumulate molto ma molto tempo fa, sì, circa 2013, bene, ha iniziato a vendere parecchio, portandosi a casa 163 milioni. Vendere una quantità così grande di bitcoin, soprattutto in spot, può muovere il mercato a ribasso, e vedendo bitcoin che dopo questa risalita, magari la whale ha venduto proprio anche in queste fasi, e poi ovviamente il prezzo scende. Abbiamo visto perché è sceso, comunque nella settimana scorsa i dati CPI dell'inflazione erano sopra le aspettative, anche se sono calati leggermente rispetto al mese precedente, e poi l'indice di base che comunque era sopra le aspettative ed è aumentato rispetto ai mesi precedenti, questo ha portato un grandissimo sell-off. Per quanto riguarda la sala segnali, questa settimana ci siamo portati a casa quasi un 130% di profit, fantastico, anche perché la settimana scorsa non era andata benissimo, meno 27, questa settimana abbiamo recuperato alla grande, quindi se vuoi tradare con noi ti lascio il link in descrizione per la sala segnali. Per quanto riguarda il mondo gaming, io sono super bullish e mi piace tantissimo con i play to earn eccetera, abbiamo fatto anche un video sul report, ti lascio nelle schede, fantastico. Bandai Namco, Sega stanno guardando meglio il lato gaming su blockchain, e infatti andando a vedere un po' che cos'è che hanno queste catene, beh, hanno Tekken, Pac-Man, Sonic, Final Fantasy, poi Bandai Namco dovrebbe avere anche tutto il franchise di Dragon Ball, che sicuramente non è male, e alcuni parlano che porteranno magari questi giochi su blockchain, play to earn o chissà come NFT, mentre altri iniziano a dire che potrebbero sviluppare giochi nuovi, quindi completamente diversi da quelli che hanno già, per portarli su lato blockchain. Infatti, di recente Epic Games ha listato un nuovo free-to-play NFT che è chiamato Blankos Block Party. Non ci ho ancora giocato, se vi interessa o se state giocando fatemelo sapere nei commenti, magari ci possiamo fare anche un bel video su YouTube dove lo analizziamo, andiamo a vedere, sicuramente sembra molto figo e anche un po' in stile Epic Games. Grazie per essere arrivato fino a qui, fammi sapere cosa ne pensi di Bitcoin, si va giù o da qui si riparte, io sto accumulando e tu cosa stai facendo? Fammelo sapere nei commenti, un bel mi piace per aiutare a crescere il canale su YouTube, iscriviti se ancora non l'hai fatto e non perderti i prossimi aggiornamenti. Ciao! Again.